qui per trovare l'Aquila. Come può un pezzo di metallo contare tanto per voi? L'Aquila non è un pezzo di metallo. L'Aquila è Roma. Un simbolo del nostro onore. Ogni vittoria, ogni singola impresa. Dovunque sia l'Aquila, possiamo dire: Roma ha fatto questo. Per chi è ancora convinto che Laziale sia assente, sia passivo, sia poco passionale. Per chi pensa che Laziale sia soltanto razzista e becero. Per chi pensa che Laziale deve essere ricordato solo per calciopoli o per il calcio scommesse, il 12 maggio 2014 è la risposta. È la vittoria di un popolo che sa colorare e gremire uno stadio anche solo per un mini triangolare, senza niente in palio. Che sa riabbracciare gli eroi del 74, perdonare Chinaglia, riabbracciare Nesta e Cragnotti. Sa riportare bambini, donne e vecchi allo stadio. Il 12 maggio 2014 è la risposta. Ed è la risposta anche a lei, Presidente. La Lazio non è solo una sua proprietà. La Lazio è altro. La Lazio è dell'amor di chi la vive. Laziali, buonasera. Il Nido delle Aquile. Poi Riccardo Magnarelli. Buonasera a tutti, da Marco Misseri. Riccardo Magnarelli. Buonasera a tutti, da Marco Misseri. Riccardo Magnarelli. Buonasera a tutti, da Marco Misseri. Laziali, buonasera, il Nido delle Aquile, voi Riccardo Magnarelli. Buonasera a tutti, da Marco Misseri. Laziali, buonasera, il Nido delle Aquile, voi Riccardo Magnarelli. Buonasera a tutti, da Marco Misseri. E allora buonasera a tutti laziali e a tutto il popolo della Festa dell'Unità. Anche oggi trasmettiamo da questa splendida location e qui accanto a me c'è Marco Misseri. Buonasera Marco. Buonasera a tutti laziali e per una volta pure non solo. Allora Marco, settimana intensa. Intanto diciamo che ci scusiamo con i nostri radio amici, telespettatori, radioascoltatori che ci aspettavano martedì, ma martedì per tanti motivi non abbiamo trasmesso. In prima persona, perché forse sono stato l'artefice, ci sono purtroppo degli impegni che vanno oltre la nostra passione radiofonica, che purtroppo bisogna mantenere. Questi sono piccoli disagi che si creano nella nostra inesperienza, ma adesso stiamo portando avanti questo progetto di Lazialità, e adesso è più di un mese che abbiamo l'onore di trasmettere questa nostra trasmissione, quindi vuol dire che la cosa sta procedendo e anche al di sopra delle nostre aspettative. Per un giorno che ci spostiamo di trasmissione non penso che ce ne debbano far colpa. Mi ha chiamato molta gente preoccupata del fatto che magari anche a me potessimo essere andati in vacanza o altre cose. Mi piacerebbe. Beh, diciamo che abbiamo avuto il tempo di prepararci al meglio per questa trasmissione del venerdì. E oggi parleremo di tante cose, Marco, abbiamo tanti argomenti, tra cui l'argomento principe che, come abbiamo sottolineato nel nostro titolo, speciale Miro Klose. Bisogna mangiare un campione che ha disegnato la storia del calcio a livelli mondiali, è diventato una leggenda, è diventato un mito, e adesso è normale che non ce ne possiamo accorgere, ce ne accorgeremo nel corso degli anni, e questo onore lo sfrutteranno le future generazioni di laziali, che potranno vantare di aver avuto un campione del genere. Va omaggiato e va esaltato, però bisogna anche trovare, da buon laziali, perché noi non ci facciamo mai mancare nulla, e l'aspetto negativo di questo campione, che per quanto lui stesso abbia ringraziato e si sia accorto che vestire la maglia della Lazio è stato il suo più grande privilegio della sua carriera, perché gli ha permesso di arrivare a questo punto, di sapersi gestire per il mondiale e per vincerlo al mondiale, quindi anche se lui stesso ringrazia vivamente la società sportiva Lazio e i suoi tifosi, che forse l'hanno saltato più della dirigenza,
È pur vero che Miro Klose adesso è anche un po' in credito con noi e speriamo che questa stagione si senta più libero e più in diritto di dare quel qualcosa in più per questa maglia, di sapersi gestire per una volta mettendo in primo luogo la Lazio piuttosto che la nazionale tedesca. L'unica paura di questa situazione è che magari Miroslav Klose si possa sentire leggermente appagato e quindi non aver più stimoli, visto che comunque lo stimolo principale di Miro Klose era sapersi gestire per la Germania, adesso che comunque ha dato tutto alla propria nazionale, magari potrà essere un pochino più incisivo sicuramente. Calcola Marco che quest'anno Miro Klose ci servirà per due motivi fondamentali: uno, per far crescere altri giovani che abbiamo, e la sua esperienza anche da campione del mondo servirà sicuramente a questo scopo, ricordiamocelo. E poi non ha impegni imminenti come europei o mondiali. A quel punto può dare tutto per la Lazio. Non abbiamo la Coppa UEFA quest'anno, no. L'Europa League, e dunque si potrà concentrare sul campionato. Diciamo anche perché la società ha sposato in pieno il progetto Klose, nonostante avesse 36 anni, nel senso che ha acquistato Djordjevic, che è comunque un giocatore ancora in scoperta, e quindi la Lazio deve fare per forza di cose affidamento a pieno su Miroslav Klose. Tanto è vero che comunque Tare ha detto che in attacco stiamo bene così, quindi abbiamo soltanto due opzioni come centravanti: uno appunto è Miroslav Klose e l'altro è Djordjevic, che è tutto da scoprire. Anche se è vero che in quel ruolo possono giocarci anche Keita. Perea non so che fine farà. Ricordiamoci che abbiamo sempre due competizioni. Sì, Perea comunque si deve rimettere a questo brutto infortunio che ha avuto, e poi deve crescere. Io penso che vada a giocare in prestito. No, penso di no, perché doveva andare all'Udinese nell'ambito dell'operazione Candreva e non si è più fatto nulla. Quindi penso una società come l'Udinese, che sposi appieno giovani talenti, anche stranieri, se comunque ha deciso anche prima dell'infortunio di Perea di non azzardare questa soluzione, penso che Perea rimarrà a Roma dalla Lazio, e da un discorso dovrebbe essere anche positivo, perché comunque ci vuole una terza scelta, visto che non verrà acquistato, a detta del direttore sportivo, un altro centravanti. Il problema è che il direttore sportivo ha dettato il nuovo modulo della stagione, ha detto che bisogna giocare assolutamente questo 4-3-3. Può essere un modulo anche che ci piace, perché ne abbiamo parlato anche in passato, che poteva essere la soluzione migliore. Il problema è che diventa la soluzione migliore per sopperire a quel numero di giocatori in eccesso che abbiamo. Abbiamo tante mezze punte, abbiamo tanti attaccanti esterni. Allora, per cercare comunque, visto che molti non hanno mercato e che rimarranno da noi, e cercare di con questo modulo di dare il giusto spazio a tutti. Sì, poi sembrerebbe dai primi allenamenti, dalle prime uscite, che Pioli voglia confermare questo 4-3-3 molto, molto propositivo con la squadra che tutta quanta aiuta gli attaccanti, e penso che sia il modulo più adatto in questo momento alla Lazio e ai suoi giocatori. Ma ritorniamo a Klose, al nostro campione del mondo. Fa sicuramente piacere avere Miro Klose come unico, non contando Mustafi, che comunque non ha giocato forse nemmeno una partita, oppure è entrato pochi minuti. Miro Klose è l'unico campione del mondo in Italia attualmente. Sì, è l'unico campione. Poi la particolarità, ne avevamo parlato anche nelle scorse puntate, visto che comunque abbiamo sempre seguito da vicino il mondiale, che la Lazio fosse una delle poche squadre ad avere tanti tesserati, nonostante la stagione negativa che è stata protagonista. L'unica ad avere
7-8 tesserati mi sembrava, e a partecipare a questo mondiale, di cui due addirittura nella finale. Non ci scordiamo anche di Lucas Biglia. Ma come la prenderà al ritorno Lucas Biglia dopo tutta quella... Aveva sentita la sua dichiarazione, ha detto meglio perdere in certo 20 minuti 1-0 che perdere in casa 7-1 contro la Germania. Quindi, sì, già a precursore dei tempi, già sa comunque la situazione a Roma quale si vive. Magari un piccolo segnale anche da quel punto di vista riferito ai nostri cuginetti. A me, ti dico la verità, sono contento per Klose, ma avrei preferito personalmente che vincesse l'Argentina per una serie di motivi, perché comunque nelle fila della Lazio ci sono sempre stati fenomeni su fenomeni dell'Argentina. Sono cresciuto con la Lazio di Simeone, Verón, Almeida, Castroman e Chamou, compagnia dicendo, quindi avevo più che altro l'Argentina nel cuore. E poi sono contento di Klose, ripeto. L'unico aspetto negativo di Miro è che comunque l'ho sempre visto magari tirare un pochino indietro la gamba, una cosa che a noi lazzari ci è mai piaciuta. Noi abbiamo sempre avuto comunque l'immagine di Silvio Viola con la testa fasciata, e le maglie bagnate, della maglia sanguinata di bravo Casirai. Addirittura entrò nel cuore pure buon Di Mauro, perché giocò Vero. Infortunato, storico romanista, quindi vorrei vedere per un anno almeno Klose che sposa questo progetto di lazialità, tutto qua. Però il campione non si discute, anche perché ci ha fatto godere più e più volte, ha portato comunque anche grazie alla sua esperienza un titolo a Roma, forse il più importante della nostra storia. Però non sono d'accordo su quando dici che ti rendiero la gamba, no, ho sbagliato. Secondo me si è gestito, però ci abbiamo rimesso noi. Sicuramente, ma lo sai perché ci abbiamo rimesso noi? Perché non avevamo un centravanti che lo potesse sostituire egregiamente. Allora, ora creiamo la prima discussione nostra interna, sì, nella trasmissione. Perché allora lei non ti puoi presentare come alternativa a Klose con Perea. Indubbiamente, e però pure, se ti ricordi, l'altro anno era Burak Yılmaz. Allora, te con Klose, Burak Yılmaz, tralasciamo il Maz, Riccardo. O perché il Maz o un Pazzini, o no, perché ma anche un Luca Toni mi andava bene. Siamo stati presi in giro dalla vicenda Burak Yılmaz, perché se poi il problema erano quei 2 milioni di commissioni da dare al procuratore, allora devi chiudere la trattativa. Poi non è che è venuto da una grandissima stagione il buon Burak Yılmaz, però era un investimento da fare. Il problema è che, come dici te, non hai l'alternativa a Klose, ma non l'hai perché non pensi di trovarla, non l'hai perché comunque sai che c'è un determinato tipo di feeling tra lui e il direttore sportivo, quindi trovare. Gli garantisce: tu a Roma fai come ti pare. Magari è anche stata una soluzione per cui